Buonasera, benvenuti a tutte e a tutti alla seconda tappa di Madre Terra, un'iniziativa voluta dall'Associazione Mediterranea Media nell'ambito del Gaia International Festival. Questa è la prima edizione del festival, un'esperienza entusiasmante, quasi 80 eventi sparsi da Maratea fino alla Platea. E credo che questo sia un segnale molto importante di cittadinanza attiva sul territorio, che credo ci abbia in qualche modo regalato l'esperienza della importante manifestazione di Maratea che c'è stato lo scorso ottobre del 2009. Io credo che senza quel passaggio oggi non saremo qui, e soprattutto oggi non saremo qui con tante associazioni appunto presenti sul territorio, con tante iniziative in contemporanea, con tanti impegni e presenze significative sul territorio. Quindi io credo che quello sia stato un passaggio importante e che questo sia la prima edizione del Gaia Festival, che mi auguro invece seguito da tante altre edizioni sempre più importanti, sempre più significative e sempre più determinanti, perché questo è l'aspetto, cioè il Gaia Festival non è una serie di convegni, non sono una serie di iniziative in cui si parla e si discute anche di cose interessanti, sono luoghi in cui si propongono iniziative concrete per la difesa del nostro territorio, iniziative concrete per la difesa del nostro mare, iniziative concrete per pensare a una nuova modalità di benessere sociale sul territorio, a una nuova modalità che metta anche in discussione l'attuale concezione dello sviluppo. Perché stasera lo capiremo bene attraverso gli interventi di Laura Corradi e Irene De Franco, che hanno fatto uno studio significativo su Gandhara Shiva, di cui vi parleranno con un grande livello di approfondimento, e spiegheranno qual è la radice dei problemi, che molti di noi hanno già compreso, che molti cittadini hanno vissuto in maniera concreta sul territorio, nel senso che hanno capito quali sono i problemi, laddove non c'è uno smaltimento dei rifiuti adeguato, laddove si producono veleni continuamente, evidentemente la nostra stessa esistenza viene messa in discussione. Il nome Madre Terra di questo secondo appuntamento viene fuori sia dall'idea di partire da noi, dal nostro territorio, dalla nostra madre, con cui dobbiamo necessariamente relazionarci in maniera più armoniosa, a partire da un'idea che è quella dell'Associazione Internazionale delle Donne Mediterranee Media, che da tempo si occupa di valorizzare i saperi delle donne, e lo ha fatto anche attraverso un concorso letterario che si chiama Le Collane di Mente, che è giunto all'ottava edizione, che ha come tema proprio Madre Terra, per cui abbiamo legato questo concorso all'idea di raccogliere le proposte e anche le idee delle giovani scrittrici e delle scrittrici esordienti che si interrogheranno su questi temi e ci invieranno le loro proposte. Do adesso la parola a Laura Corradi, che introdurrà il libro di Madre Terra.